ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Grazie per essere tornati a trovarmi. Qua è Charlotte e oggi noi faremo delle cose davvero pazzesche, perché andremo a decorare delle cover. Queste cover usate certamente, come vedete qua ci sono delle scritte dog e fiocco perché era una mia cover. Noi oggi la andremo a fare ritornare nuova, perché la decoreremo con cose che saranno bellissime. E intanto per questo qui, degli ingredienti che ci serviranno per la prima cover che andremo a fare, ci servirà un CD. Però io ormai ho già disegnato queste cose qui, perché noi andremo a tagliare con le forbici, tagliatele con quelle che vi pare, tanto è fine, come vedete è facile tagliarlo, perciò noi lo andremo a tagliare e lo andremo ad attaccare qui sopra questa cover. Infatti adesso lo taglio, perciò adesso non vi voglio annoiare, fra 3 secondi troverete già tutti questi pezzi tagliati. 3, 2, 1, eccoli tutti quanti tagliati, e questo diciamo che è il CD rimasto. Questi sono i CD tagliati che adesso noi andremo a incollare. Voi potete usare sia la colla calda, ma con la colla calda vi serve aiuto dei vostri genitori, o se no potete usare anche questa colla qui, che è una colla super 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 colla, però diciamo forse è meglio che usate la colla calda, si appiccica un po' meglio, però fate come vi pare. Posso tagliare questo e poi posso tagliare anche questo qui, così. Ecco qui una parte di cover. Adesso andremo ad attaccarci i vetri con questa super super colla. Vi consiglio di farvi aiutare dai vostri genitori. Colla. Ecco qua. Adesso noi la andremo ad attaccare qui in un punto. Poi la colla piano piano si seccherà e non si vedrà, perché come vedete adesso si vede un pochino. Intanto ragazzi vi faccio vedere una parte mezza finita, come vedete ancora manca un bel pezzo. Pronti per vedere tutta la cover finita? E eccola qui! Wow! Ecco il mio telefono. Adesso mettiamola e proviamola. Oh, oddio! Guardate! Pronto? Sì! Per il prossimo esperimento che andremo a fare, o meglio per la prossima cover che andremo a fare, ci serviranno diciamo degli occhi perché andremo a fare un telefono che ci potrà vedere, ci potrà spiare. Questi occhietti li ho usati per fare le pietre, che se non avete ancora visto il video andatelo a vedere. Ragazzi, questi occhi sono di tutti i colori, verdi, celesti, rossi, però adesso mi sono rimasti soltanto verdi e rossi. Prendiamo un'altra cover. Questa è la prima fase di cover. La seconda cover la andremo a fare con gli occhi. Praticamente noi ci appiccicheremo gli occhi qui e sarà pronto il telefono fra 3, 2, 1... Allora, la cover è pronta! Questa è la cover che è venuta con tutti gli occhietti, è davvero bellissima. Sì, sì. Ok, devo metterci il telefono. Comunque ditemi se vi piace. Cioè, prossima cover che andremo a fare, ci serviranno queste perline, brillantini e acqua, colorante per alimenti o colorante normale, perché praticamente noi andremo a fare con questa busta dentro, ci metteremo l'acqua colorata con questo colorante, poi un po' di brillantini, forse anche delle perline. Allora prendiamo il nostro bellissimo fucsia. Perfetto. Ok, l'abbiamo messa, ce l'abbiamo fatta.
è venuto il fucsia. Per mettere il colorante, o meglio l'acqua colorata, voglio vedere che effetto fa con quest'altra bustina di prova per vedere se viene bello o brutto. Ah, ragazzi, viene bello, eh? È fighissimo. No, viene, secondo me viene una cosa bella. Quando io avrò messo quest'acqua dentro la bustina, con cosa la chiuderò? O con lo scotch? Devo vedere. Ecco, è cascata la bustina. Fra 3, 2, 1, sarà pronta la bustina. Eccola qui, piena d'acqua rosa. Adesso noi andremo a mettere questi brillantini argentati, o forse questi qui bellissimi, colorati dorati, o le perline. Ora noi andiamo a metterci i brillantini. Allora, prendiamo un cucchiaino, mettiamo i brillantini un po' qui sopra. Qui ci sono tutti i brillantini, vedete? Adesso andremo a metterli dentro. Vi voglio far vedere l'effetto che verrà fuori. Guardate, questo è l'effetto che verrà fuori, o meglio, ora vi faccio vedere. Adesso devo prendere tipo una cover, questa cover, no, questa cover, attaccarla tipo questo così, e poi questo vedremo. Questo sarà davvero bellissimo, un effetto fighissimo. Io dovrò mettere lo scotch qui sopra e adesso dovrò farlo. Ragazzi, dopo tanto tempo ce l'ho fatta a finirlo. Praticamente io ho chiuso la busta con lo scotch, ho attaccato con lo scotch alla cover, ho levato questo pezzo qui come vedete. Questo poi andrà attaccato qui sotto il telefono e come vedete questo è l'effetto figo che viene fuori, vedete? Con tutti i brillantini, non so se riuscite a vederlo, ma è davvero una figata assurda, davvero bellissima. Ragazzi, questa me la prendo per me. Passiamo alla prossima cover, l'ultima, perché il nostro tempo a disposizione ormai è già quasi finito. La nostra cover la andremo a attaccare questo fiorellino e questa bellissima pianta. Andremo ad attaccare qui e vedrete l'effetto figo che verrà fuori. Ragazzi, guardate cosa è venuto. Questa bellezza qui. Spostiamo le forbici così vedete meglio. Vedete, però adesso questo deve stare ad asciugare. E come vedete adesso c'è tutto il tavolo con le tre cover. La prima cover, la seconda cover e questa. E la quarta cover adesso è in pausa, o meglio si sta asciugando. Perciò ragazzi, che dire? Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video.